Il restyling di San Giovanni è stato voluto fortemente dal presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Enrico Stefano, e fa autore di questo progetto ed è un grande sostenitore. Enrico Stefano è in collegamento con noi. Presidente, buon pomeriggio, ben ritrovato. Salve, buon pomeriggio a voi e grazie sempre dell'ospitalità. Vogliamo saperne di più. Innanzitutto vorrei che lei esponesse, proprio riassumendo, questo progetto a chi all'ascolto non ne è a conoscenza, il restyling di San Giovanni. Cercherò di essere più breve e sintetico possibile. In sostanza ci ispiriamo anche un pochino, per chi conosce la zona, al meccanismo che oggi c'è su Viale Giulio Cesare e Viale delle Milizie, quindi due sensi unici, due strade che, trasformate a senso unico, consentono di ricavare anche degli spazi importanti per la mobilità sostenibile, per il trasporto pubblico e per la mobilità ciclabile. Quindi quello che noi siamo andati a impostare su Via La Spezia e Via Taranto sono due sensi unici. Via, diciamo, per semplificare al massimo, Via La Spezia dalla intersezione con Via Monte e Via Nola in poi, quindi parliamo di quella di quel triangolo, Via La Spezia ad entrare in città e Via Taranto ad uscire, questo in maniera molto semplificata. Questo ci ha consentito di ricavare degli spazi importanti per delle corsie ciclabili che saranno presenti sia su Via La Spezia che su Via Taranto, per una corsia preferenziale che sarà presente su Via La Spezia, e anche per pedonalizzare un tratto di largo Brindisi e quindi dare un pochino una dimensione un pochino più ampia a quello che oggi è praticamente un mero giardinetto che sta sopra la stazione della metro C San Giovanni. Allargando quest'area pedonale si cerca anche questi spazi di renderli più accessibili e fruibili ai cittadini. Questo integrato da, tra l'altro, un innovativo hub multimodale, cioè un sistema dove i cittadini potranno lasciare la propria bicicletta in sicurezza, una sorta di deposito per chi vuole lasciare la propria bicicletta, quindi non in condivisione, e proseguire lo spostamento con i mezzi pubblici, quindi per favorire l'intermodalità. E poi una seconda fase molto importante del progetto sarà la pedonalizzazione di Viale Castrense e la trasformazione della stessa in un vero e proprio un'area pedonale che va ad allargare quello che oggi è il parco di Carlo Felice, quindi creare un piccolo polmoncino, diciamo così, per quel quadrante di città, anche a beneficio delle scuole che si trovano nei pressi e così via. Lei ci crede questo molto? Proprio in grandissime linee. Ecco. Poi naturalmente sulla sua pagina Facebook, su quella del comune, su quella della sindaca Virginia Raggi, ci sono le due fotografie, i due progetti di com'è oggi quella zona e di come sarà. Lei crede molto sempre nei suoi progetti, ne parla sempre sui social network, alcuni sono criticati, alcuni di meno. Perché secondo lei questo progetto è vincente? Che cosa darà di più alla zona, al quartiere? Vincente perché dà una dimensione sostenibile a quello che oggi è una specie di autostrada che taglia in due la città e attraversa, tra l'altro, dei quartieri, delle zone densamente abitate dove esistono delle scuole, quindi con dei bambini. In realtà andiamo proprio a trasformare quest'area, a renderla più sicura e accessibile per i pedoni, anche allargando gli spazi a loro disposizione, comunque canalizzando il traffico. Quindi con i due sensi unici in realtà si riorganizza e si fluidifica anche il traffico privato, che avrà comunque dei percorsi ben definiti. Quindi andiamo comunque a togliere, o meglio razionalizzare, un pochino di spazio per la mobilità privata lì dove comunque il trasporto pubblico c'è, perché abbiamo due metropolitane, la metro C e la metro A, abbiamo un tram, il 3, che è praticamente lì dietro, e abbiamo diverse linee di autobus, alcune anche che sono state frutto sempre del nostro lavoro, penso al 51 Express, penso alla linea 77, quindi una zona dove comunque c'è un'offerta di trasporto pubblico accettabile. È bene ridisegnarla per favorire ancora di più il trasporto pubblico, ripeto, creando ad esempio una corsia preferenziale per le linee 81, 16 e anche un piccolo tratto del 51 e del 77 che la percorrono, e creare soprattutto una corsia ciclabile che poi si andrà a innestare con la corsia ciclabile tuscolana, la parte già in costruzione fino al quadrato, la parte che stiamo progettando, ho una conferenza dei servizi su questo proprio questa settimana per il tratto mancante, diciamo, della Tuscolana dal Quadraro a Via Taranto. Quindi andremo a creare anche una maglia ciclabile continua da Cinecittà a San Giovanni.
Gli abitanti della zona, noi li abbiamo ascoltato i vari comitati, il comitato Toscolana Villa Fiorelli, hanno storto un po' la bocca, hanno detto: noi abbiamo fatto nel 2017 un sondaggio, questo progetto non ci è piaciuto, però non siamo riusciti a parlare, non abbiamo parlato col presidente Stefano. È così, non vi siete confrontati un Io il po' sindaco Villa sul... Fiorelli l'ho incontrato più volte e abbiamo fatto anche su questo progetto una o due commissioni, veramente con tutti, anzi questa impostazione nasce proprio da un comitato locale che incontrammo proprio all'inizio del nostro insediamento, la nostra avventura qui al governo della città. Quindi in realtà è un'idea che nasce proprio delle richieste dei cittadini, che erano quelle di, soprattutto davanti alla scuola. Lì c'è una scuola molto grande, una scuola elementare, e la mattina i bambini di fatto andando a scuola si trovano ad attraversare la tangenziale. Quindi nasce proprio anche da un'esigenza dei cittadini di rendere quel quadrante più sicuro, più vicino agli utenti deboli della strada. Quindi sinceramente posso, tra virgolette, ma in realtà può sembrare ad un primo impatto, perché in realtà il traffico privato viene organizzato meglio, anche perché viene semplificata un pochino un'intersezione che oggi crea molti problemi, che è quella tra Bianola e Via La Sì. Spezia, per chi l'ha presente. In realtà quella intersezione verrà un pochino semplificata le fasi semafori. Quindi in realtà il traffico privato, che a un primo impatto può sembrare che con questo progetto aumenta la congestione, invece in realtà il traffico privato viene, diciamo così, convogliato e organizzato meglio, perché oggi ci sono varie possibilità in quel tratto. C'è chi ancora fa un pezzo di Viale Castrense, chi fa direttamente Via La Spezia, invece il traffico privato viene organizzato, e per i residenti ci sono solamente benefici, perché aumentano gli spazi, ripeto, per la ciclabilità, per la pedonalità. C'è una maggiore sicurezza. Un conto è attraversare oggi via Taranto e via La Spezia, sono due stradoni enormi e, se vogliamo, anche anonimi. Un conto è attraversare una strada dove gli spazi per la mobilità privata sono organizzati meglio, ridimensionati, dove c'è una ciclabile, dove c'è un'area pedonale. Quindi i residenti hanno solamente dei benefici dal mio punto di vista: si perderà qualche posto Questo auto. l'hanno In già realtà la maggior recriminato, parte, anche i nostri microfoni. anche se in realtà si perdono posti auto illegali, che sono tutti quelli che oggi su Viale Castrense sono parcheggiati sotto le mura aureliane, e quello in realtà già oggi Sono quelli sarebbe un via di tollerati, come sosta. per Viale Marconi, in Esatto, sostanza. come Viale Marconi, in realtà di sosta pura qualcosina si perde, ma non sono numeri impressionanti, perché se non erro, vado a memoria, l'ultimo tratto di Via La Spezia la sosta scompare completamente, e un tratto da Spina viene portato in linea. Si perde un po' di sosta, ma non è un bilancio così drammatico. Chiaramente invece, chiudendo Viale Castrense, si perde tutta quella sosta che però già oggi sarebbe sanzionabile, che è quella sotto le mura È praticamente. vero però, Presidente Stefano, che le avevano chiesto i comitati, così come la Presidente del Municipio, Monica Lozzi, di fare una sperimentazione, cioè di mettere dei blocchetti, come li hanno chiamato loro, per far intendere, e provare a vedere come sarebbe stato se ci fosse stato La questo proposta senso di unico da una parte o sperimentazione non dall'altra. venne dalla Presidente del Municipio, ma dall'opposizione del Municipio. Non vorrei ricordarmi male, ma mi Però sembra comunque è qualcosa di arrivata così. questa proposta, tanto quello non è un La problema da richiesta è chi sia arrivata, però abbiamo arrivato. risposto anche in maniera altrettanto chiara che, essendo una misura comunque che ha un minimo di complessità, non è possibile sperimentarla, nel senso, non è che sto cambiando il senso unico della via sotto casa mia, che quindi posso fare e disfare in poco tempo. Ma chiaramente lì, anche se decido di fare una sperimentazione, comunque devo fare un minimo di interventi fisici, che quindi non mi consentono di attuarlo. Cioè, non c'è un livello minimo della misura che può essere attuata. Però ripeto, anche qui mi piace raccontarlo, perché questo progetto nasce veramente, siamo stati quasi un annetto dove ci siamo visti praticamente tutte le settimane col municipio e con la polizia locale. Abbiamo fatto tantissime versioni di questo progetto proprio per cercare di organizzare al meglio anche la mobilità privata. Con la polizia locale abbiamo fatto diverse ipotesi. Roma Servizio Novità ha fatto diversi studi approfonditi dei flussi, quindi siamo arrivati sicuramente alla soluzione migliore da questo punto di vista. E mi sento di dire un buon equilibrio tra quelle che sono le esigenze del traffico privato e la necessità fondamentale di dare una dignità a quella zona, che dopo l'intervento della metropolitana C comunque non si è vista riqualificata, perché Via La Spezia è stata riaperta esattamente come era 10 anni prima, con la differenza che, essendoci una metro sotto,
chiaramente meritava qualche investimento in più sul lato della mobilità sostenibile. Ieri ha pubblicato un post nel quale diceva, Presidente Stefano, faccio una piccola digressione, poi torniamo anche su altri lavori che dovrebbero essere in cantiere. Però per quanto riguarda i lavori, mi permetto di fare una piccola parentesi, però sempre su San Giovanni, perché volevo cambiare argomento, però volevo dei tempi, così chiudiamo il discorso su San Giovanni. I lavori sono stati messi a bando e quando dovrebbero iniziare? Pronto? Mi sente, Presidente? La sentivo un po' a tratti. Ecco, adesso come domanda. Mi sente? Adesso è molto meglio. Il progetto di San Giovanni è stato messo a gara e più o meno sì. Avete dei tempi per l'inizio dei cantieri? Sì, stiamo, tra l'altro è una cosa che sto stressando anche io, vorrei che il cantiere partisse comunque tra luglio e agosto, che magari è una fase un pochino meno caotica, quindi l'obiettivo è cercare di partire entro l'estate e comunque anche in estate, insomma non il 10 settembre, ma se ci riusciamo il 10 luglio, così anche da ridurre un pochino gli impatti per la città. Però da questo punto di vista, anche col supporto del Dipartimento di Roma Servizi, faremo nelle prossime settimane delle riunioni periodiche anche per studiare le migliori fasi di cantiere ed evitare il più possibile disagi ai cittadini. L'obiettivo, sapete meglio di me che i tempi di gara, alcuni tempi non sono comprimibili, però faremo il massimo degli sforzi per far sì che il cantiere parta, diciamo, tra luglio e agosto. Beh, sarà un'estate particolarmente calda sotto il profilo dei lavori, perché se partirà San Giovanni, partirà via Portuense, via Le Marconi, quindi sarà un'estate particolarmente calda. Ecco, adesso l'ambientale volevo... di Monti, insomma, un sacco sì, di ce ne sono tanti di cantieri che partono. Tanta carne al fuoco. Tanta carne al fuoco, tanto noi saremo qui a raccontarla, Presidente Stefano. Ieri, ecco, la parentesi che voglio aprire con lei. Ieri ha pubblicato un video nel quale diceva: sono passati esattamente 2 anni e mezzo dalla prima commissione al comune. Ho deciso di fare il punto della situazione su questi 2 anni e mezzo con i cittadini. Quindi organizzerà degli incontri con le persone che vorranno confrontarsi con lei per confrontarsi appunto su quanto è stato fatto finora di buono e sulle cose che possono essere migliorate. Sì, vi do un'anticipazione perché, diciamo, ieri ho solamente annunciato l'idea che sto concretizzando e probabilmente faremo con il supporto di ATAC una sorta di commissione itinerante su un tram storico e con tutti quei, chiaramente entro dei limiti fisici di spazio, con tutti quei cittadini e comitati che ci vorranno incontrare, che, con i quali comunque già abbiamo lavorato molto da vicino in questi primi 2 anni e mezzo, e quindi confrontarci con i cittadini, accettare tutte le critiche che è normale ci saranno, spiegare anche noi cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto e magari perché non l'abbiamo fatto, e così mantenere vivo il dialogo che c'è stato in questi 2 anni e mezzo veramente con la città. Perché quello che mi preme sottolineare, al di là di si possono condividere o meno le nostre idee, ma l'abbiamo sempre fatto con la massima condivisione. Faccio l'esempio proprio delle commissioni, o quella che ho fatto poco fa, o quella che ho fatto che abbiamo fatto lunedì sulla TVA, tante associazioni, tanti comitati, tanti cittadini, tutte le commissioni sono state registrate su YouTube, trovate tutti i video delle sedute della commissione, quindi comunque un dialogo e un confronto che è sempre stato molto aperto, e vogliamo proseguire su questa strada, perché risanare, sistemare questa città è difficilissimo, lo si può fare solo se si coinvolge la cittadinanza. E quindi, ripeto, al netto di tantissime cose che dobbiamo ancora migliorare, al netto di una città che è ancora ben lontana dall'avere un servizio di trasporto ideale, però questo legame lo vogliamo mantenere vivo, e quindi i primissimi giorni di febbraio convocherò appunto questa commissione un po' speciale, un po' atipica, dove all'ordine dei lavori ci sarà diciamo così il punto di quanto fatto finora, invitando tutti i cittadini che vorranno partecipare. Ripeto, l'idea, ringrazio ATAC che ci darà questa possibilità, ripeto, è una, diciamo, una notizia che vi do proprio in anteprima a voi, è quella di organizzare su un tram storico un paio d'ore in cui gireremo la città e ci confronteremo
con tutti quanti i cittadini, comitati e associazioni che vorranno dirci la loro opinione. E ha scelto bene il mezzo adatto, perché so che a lei piacciono particolarmente i tram sui quali sta puntando. Poi se pensiamo a 50 anni, 60, 70 anni fa, Roma era piena 80 anni fa di tram, e poi nel corso degli anni non si sa perché siano stati tolti. Un progetto, appunto, a proposito di tram, che secondo me questo progetto, anzi commenti sotto i post che ha fatto su Facebook, non ci sono stati, non c'è stato nemmeno un commento negativo, secondo me un po' l'ha stupito questo fatto, perché di solito c'è sempre qualcuno, una voce fuori dal coro. Invece questo tram ha messo d'accordo tutti, è il TVA Termini Vaticano Aurelia, un progetto che stava nel cassetto da 20 anni, che voi avete rispolverato, e praticamente è un tram che farebbe un giro lunghissimo e strategico, dalla stazione Termini arriverebbe a Gregorio VII, e quindi pare che piaccia a tutti questo progetto. Ti sei stupito un po', sì, vero? È un progetto molto bello, la planimetria che tra l'altro mi hanno appena consegnato è molto voluminosa, e veramente da stamattina la sto scorrendo anche con una certa avidità, perché è un progetto importantissimo, strategico. A fronte di un investimento relativamente modesto di circa 200 milioni di euro, avremmo un collegamento efficientissimo su quella che è la direttrice, oggi una delle più percorse nella nostra città, che è quella da l'area di Termini all'area di San Pietro, passando per Via Nazionale e Corso Vittorio. Questo ci consentirebbe, appunto, creando questa valida alternativa su ferro efficiente, di veramente aumentare la dimensione umana del centro della nostra città, e quindi pedonalizzare diverse tratte, ridurre fortissimamente, se non quasi escludere, l'impatto del traffico privato, e anche il trasporto pubblico viaggerebbe su ferro, e quindi in maniera molto più sostenibile rispetto ai tantissimi autobus che oggi percorrono Via Nazionale e Corso Vittorio. Quindi sarebbe un investimento strategico. Ripeto, alla fine degli anni 90, quando io facevo le elementari, si arrivò praticamente al progetto definitivo, che per le regole dell'epoca era pronto per andare in gara. Oggi dovremmo trasformarlo in progetto esecutivo, perché nel frattempo il codice degli appalti è cambiato, però è un'impresa che possiamo tranquillamente avviare, perché c'è un'ottima base di partenza, e quindi l'obiettivo ci siamo dati è di rivedere il progetto e entro l'anno fare il progetto esecutivo e possibilmente bandire la gara. Chiaramente trattandosi di un investimento economico non banale, da questo punto di vista chiederemo supporto al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che tra l'altro all'interno dei PUMS, dei piani urbani della mobilità sostenibile che stanno redigendo tutti i comuni, è ben disponibile ad investire. Quindi è una sfida ambiziosa che però la nostra città merita, e quindi ci crediamo fortemente. Anch'io seguirò poi una serie di commissioni abbastanza frequenti con tutti gli attori interessati, perché chiaramente il progetto abbraccia anche le sovrintendenze, ovviamente la parte dei lavori pubblici, tutti i sottoservizi che sono presenti su Via Nazionale e Corso Vittorio. Insomma, è un progetto anche impegnativo, ma ci crediamo e lo vogliamo portare a termine. Ed è un progetto che seguiremo anche noi con lei, il TVA, così come seguiremo gli altri progetti. Grazie Enrico Stefano, Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma. Buon lavoro.